ragazzi, benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video. Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Come avete visto dalla presentazione, oggi mi sono impappinata 10 volte, quindi questa sarà penso l'undicesima volta che cerco di girare questo video. Oggi video recensione in collaborazione con le Passion Youtubers. Allora, gruppo di Facebook capitanato da Mary e da Sara, qui mando un bacione a loro e tutto il gruppo. Ovviamente io in box vi lascio le info del gruppo, i link delle ragazze, i link delle amministratrici, se volete passare da loro a mettere un like o a dare una visualizzazione o un commento, ne saremmo tutte molto felici. Allora, oggi si parla di prodotti top di gamma. In che senso? Un prodotto top per ogni brand o marchio che comunque noi utilizziamo, e io ho dovuto fare una mega cernita perché ci sono dei prodotti che io utilizzo sempre e che ogni volta che poi vanno in cioè escono fuori produzione io divento una iena perché poi non so come sostituirli, e quindi spero che questi almeno non vadano via. Non me li togliete, vi prego, perché altrimenti non so come andare avanti. Sentite la mia bella voce perché come al solito sono raffreddata e quindi sembro la paperina allegra. Allora, oggi iniziamo così perché altrimenti il video sarebbe troppo lungo. Parliamo di lui. Kiko è un top coat per ciglia, sì, si usa dopo il mascara e vi allunga e infoltisce le ciglia, ve le rende super belle e cicciottose, perché io ce l'ho, ce ne ho tante, però sono un po' sottili e quindi poi non sempre solo il mascara riesce a aiutarmi, quindi lui mi fa un bel effetto di volume e di definizione. L'ho comprato in offerta l'ultima volta a 3,90€, perché ogni tanto mettono queste offerte, di solito costa 7,90€, quindi speriamo che ovviamente non me lo tolgano dalla vendita, perché altrimenti mi suicido, perché non so come sostituirlo. Altro prodottino top di gamma, cioè top per quanto riguarda il brand della Wycon, ho dovuto fare una cernita perché io uso tanti dei loro prodotti, alcuni mi hanno proprio deluso, ma altri come questo compro e ricompro all'infinito. È la matita nera della Wycon, però questa qua è la Long Lasting Eyeliner, ossia questa qua con tutta nera, quindi anche con il bordino nero. Costa 5,50€, ci sono 10 colori, dura un accidente sia all'esterno che all'interno dell'occhio, facile da sfumare, morbida, non dà fastidio diciamo alla zona perioculare ed è ottima. Io l'acquisto in nero, l'ho acquistata anche per mia mamma in verde e in blu e lei si è trovata bene, quindi anche diciamo se sono colori chiari comunque il prodotto è ottimo. Altro prodottino top di gamma, Jeffree Star. La Jeffree Star, per quanto se ne dica delle sue palette e dei suoi rossettini, come sono gli illuminanti, non è nessuno. Io ne ho preso uno perché ne ho due, giusto per farvelo vedere. Questo è quello più chiaro. Ne ho un altro bronzato che è la fine del mondo. Questo qua è il So Fucking Gold. Ed è buonissimo, illumina, anche se non mettete sotto una base cremosa, perché io stamattina l'ho messo senza base cremosa e ho il naso bello illuminato, nonostante sia un rosso come un peperone. E poi qua gli zigomi. Il prezzo, se non sbaglio, deve stare intorno ai $23, una cosa del genere, non ricordo. Ed è ottimo, ve lo consiglio se amate come me gli illuminanti. Io ultimamente sono proprio in fissa e quindi compro sempre illuminanti. Altro prodotto di make up che non potete, anzi di cui non dovete fare a meno, io penso che girerò un video prossimamente perché ne ho in tanti colori, ho acquistato in vari colori ed è forse il prodotto bomba della Rimmel, della Maybelline, Stay Matte, tinta labbra della Maybelline New York, questo è, non mi ricordo questo che colore è, comunque è un tinta in bordeaux, poi vi lascio il link in box. L'ho presa su Amazon perché non l'ho trovata in negozio. Se voi provate una di queste tinte, vedete che queste tinte in pratica rimangono appiccicate alle labbra tante 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 ore, ma non solo proprio le ore, anche
anche se mangiate, se bevete, se parlate tipo me, date baci ai vostri bimbi, lei rimane qua. Cioè, in pratica, io l'ho messa, sono andata a vedere mia sorella che ha fatto una gara di danza, l'ho messa alle 11 del mattino, abbiamo pranzato, poi siamo andate a vedere la gara, poi siamo ritornati, ci siamo presi il caffè, i dolcini, alle 6 di sera era ancora lì, me la sono dovuta togliere con lo struccante. Quindi, diciamo, è una di quelle tinte che io poi ho comprato in vari colori, perché merita, poi il prezzo è tipo, varia dai 7,90 euro ai 10 euro, 11 euro, quindi... vale veramente la pena. Brava Maybelline, hai fatto un buon prodottino. Poi, per quanto riguarda la skincare, ho due prodotti. Allora, il primo è Eco Bio della Fior di Magnolia ed è l'acqua micellare. Allora, la Fior di Magnolia voi la trovate all'Eurospin. Tolgo un po' di cose. Allora, la trovate all'Eurospin, ha creato questa linea Eco Bio di salviette acqua micellare, c'era il sapone e c'era anche la crema mano e la crema viso. Tra tutti i prodotti che io ho provato Eco Bio, perché li ho acquistati tutti quanti per poterli provare, ho visto che l'acqua micellare è una bomba. Strucca, nutre, idrata, non secca la pelle, potete anche non risciacquare, toglie tutto il make up, non brucia gli occhi se la usate sugli occhi, il profumo è buonissimo e costa pochissimo. Non mi ricordo se 2,79 euro o 3 euro, comunque non arriviamo a 4 euro, ecco, mettiamola così perché non ricordo. Infatti questa è tipo la decima bottiglia, perché se vedete è vuota e tra poco l'andrò a ricomprare. Altro prodottino di cui non posso più fare a meno, nella linea permanente della Fior di Magnolia sempre, che però diciamo è la linea quella permanente che voi trovate sempre, è lo struccante. Struccante bifasico, si shakera e lui, ecco qua, perché qua una parte oleosa e una parte di acqua, elimina tutto il make up, anche quello più resistente, anche il waterproof, anche i 20 strati di mascara che noi ci mettiamo perché abbiamo le ciglia sfigatelle, senza bruciare, senza irritare gli occhi, scioglie il make up, quindi non bisogna strofinare, ma lo scioglie, toglie tutto, quindi il residuo di trucco, ed è un prodotto eccezionale, costa tipo 1,79 euro o 1,89 euro, quindi niente di più. Rispetto a tanti altri di grandi marchi molto più costosi, io amo questo, e infatti c'è stato un momento in cui loro hanno cambiato la confezione, quindi non portavano più quella vecchia, perché stavano cambiando la confezione. Io sono andata nel panico, perché ho detto, oh mio Dio, l'hanno tolto dalla vendita, io ora come faccio? E invece poi dopo ho notato che c'è stato il cambio di packaging, e quindi per questo mancava, perché a me già stava venendo un colpo e un infarto, così i miei poveri occhi come si sarebbero struccati, invece no. Allora ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, ci siamo divertiti 2 minuti, avete visto le mie papere ogni volta che devo girare un video. La questione è questa, ho fatto una cernita perché altrimenti il video sarebbe durato 20 minuti ed è inizia ad essere noioso, e voi sapete che mi sono ripromessa quest'anno di fare video più brevi, massimo 8 minuti, 9 minuti, infatti ho già sforato perché siamo arrivati a 8:27. Vi mando un bacio. Mando un bacio al gruppo delle Passion YouTubers, un bacio a Mary, ovviamente, e a Sara, e alla prossima. Ciao ragazzi!